ringrazio i nostri telespettatori. Dopo la pausa elettorale riprendiamo le vecchie abitudini, quindi con la nostra rubrica Dillo a Emiliano. Il sindaco Emiliano è impegnato in un ufficio politico del Partito Democratico, lo sostituisce dunque l'assessore all'ambiente Maria Maugeli, che salutiamo. Buon Benvenuta pomeriggio. del PD anche lei, quindi avremo modo di Certo. confrontarci su questo risultato elettorale. Indubbiamente la politica la fa ancora da padrona in queste ore, visto che siamo ancora all'analisi del voto, soprattutto le prospettive che si aprono per le possibilità di governo per questo paese. 080-501-9998, il numero per intervenire in diretta. Dicevamo, un ufficio politico all'interno del Partito Democratico per analizzare il risultato di questo voto che non ha premiato la Puglia e non ha premiato neanche Bari. È un mea culpa da parte del PD? Beh, innanzitutto io credo che sia assolutamente necessario confrontarsi su quello che è accaduto. È necessario ed è necessario, come dire, fare un'analisi che tenga conto anche delle criticità, di quello che non siamo riusciti a fare. E quindi certamente sia l'ufficio politico di oggi, ma anche la direzione regionale di domani, ragioneremo su questa cosa per cercare, come dire, di innanzitutto individuare i punti di caduta di questa campagna elettorale e poi per provare innanzitutto ad organizzare le strategie per il futuro. Guai a, come dire, a nascondersi davanti all'evidenza. Il risultato del centro-sinistra è un risultato che, come ormai tutti i giornali dicono, insomma, noi vinciamo da sconfitti sostanzialmente a livello nazionale e quindi abbiamo da capire tante cose. Alcune in verità si erano già capite durante la campagna elettorale, mi permetto di dirlo, perché insomma io ho fatto la campagna elettorale sia quella dei circoli che quella per strada, ai gazebo, ai mercati, e quindi, come dire, il polso della situazione era anche abbastanza chiaro. Quello che è accaduto nel paese è quello che accade storicamente quando la situazione, la pressione sui cittadini diventa esasperante, e quindi gli stessi cittadini, anche quelli che nel loro passato erano stati cittadini in qualche modo politicizzati, avevano dato fiducia al sistema partiti, poi arriva il momento in cui non ce la fanno più e scelgono la strada della protesta, fra virgolette, che è una protesta che noi poi dobbiamo raccogliere e in qualche modo gestire. Questo è accaduto, una sorta di tsunami di protesta che dice no a delle cose che noi credevamo ancora possibili, devo dire alcune io le credo ancora possibili, però sicuramente i cittadini ci hanno lasciato questa chiara lettura, e cioè che non ne vogliono sapere delle vecchie logiche, che non sono stati convinti dai nostri ragionamenti, che evidentemente rispetto alla disperazione di tante famiglie italiane, al disagio di tanti giovani senza lavoro, alla questione degli esodati, al disastro nella scuola, cioè a tutti i problemi del paese, noi non abbiamo saputo dare una risposta efficace, una risposta convincente, quindi non abbiamo raccolto la loro fiducia, almeno non l'abbiamo raccolta nella misura necessaria a dare un governo stabile al nostro Molti paese. cittadini non hanno capito proprio la comunicazione del centro-sinistra, molti hanno lamentato di non essere entrati proprio in contatto con il programma che il PD intende perseguire. In effetti è una vittoria nei numeri, ma una sconfitta politica indubbiamente per il candidato Premier Bersani. Una comunicazione ai cittadini, e poi affrontiamo nuovamente questo argomento, partiamo dal dato nazionale perché qualcosa Certo. si inizia a muovere. Ovviamente non annulliamo l'anima di questa trasmissione, che resta indubbiamente una rubrica di servizio, quindi laddove vogliate chiamare per fare commenti di politico, anche per chiedere in merito alla nostra città qualche segnalazione, volete fare qualche segnalazione, chiedere interventi da parte dell'amministrazione comunale, ovviamente potete farlo, e che mi sembra il caso comunque di continuare a insistere sul dibattito politico perché interessa Bari così come interessa tutta la nazione. Prendiamo una telefonata, pronto? Buonasera, sono Buonasera. Ministro e chiamo da Bari. Sì. Niente, io volevo fare un intervento su questo dato elettorale. Io non sono elettore del PD. Sì. Ho votato PD tappandomi il naso perché su molti punti non ero d'accordo come elettore. Io l'appello che faccio è che bisogna cambiare totalmente strategia della politica. Bisogna fare politica oggi pensando alle persone, ai bisogni delle persone. Perché non è più possibile che una persona come me, faccio come esempio, che a 40 anni non riesce a lavorare
poi deve vedere un deputato, un consigliere regionale che prende 15-20 mila euro al mese e usufruisce di tanti benefici. Non è più possibile. E questo è il successo di Grillo. Ciò che i partiti, io parlo del mio partito perché il PD è il mio partito, non l'ha capito ancora. E se non lo capirà in futuro, alle prossime elezioni, se adesso siamo arrivati al 25, al 26, non arriveremo neanche più a quella cifra là, ma andremo ancora più sotto e aumenterà il movimento di Grillo. Ma non ho niente contro il movimento di Grillo, però è un movimento che ha capito realmente il polso del paese, il bisogno che c'è nel paese, ciò che non ha capito Beh, il certo, PD. ha La intercettato ringrazio, quel buonasera. malcontento. Grazie per essere intervenuto. 0850199998, indubbiamente una riflessione iniziata oggi con l'ufficio politico del Partito Democratico e con la direzione regionale domani. Sembra quasi in bilico la posizione del segretario regionale Sergio Blasi. Adesso bisognerà capire dopo queste riunioni che cosa accadrà, ma lui aveva già dichiarato di Sì, voler rimettere insomma, il proprio mandato. no, accade anche che poi coloro che hanno dei posti di rilievo all'interno del partito in situazioni come queste possano anche decidere di rimettere il mandato, poi si discute di questo. Io tendenzialmente non sono per individuare un capro espiatorio perché credo che in generale la situazione dei partiti, ripeto, è una situazione di crisi e va avanti già da qualche anno. Devo dire che rispetto al programma, però, quella cosa che si diceva precedentemente, io non sono poi completamente d'accordo. Il Partito Democratico aveva anche delle idee precise su alcuni argomenti, come sul lavoro, come sulla scuola, abbiamo detto chiaramente quello che avremmo fatto. Il problema è perché poi, insomma, il programma di Grillo probabilmente non l'ha letto nessuno, essendo fra l'altro un interlocutore che non andava in televisione, non parlava sui giornali, quindi bisognava andare su internet, era una cosa un po' più complessa anche intercettare il programma. Grillo ha rappresentato solo mandiamoli tutti a casa, cioè siamo stanchi, non ne vogliamo più sapere, ricominciamo da un'altra parte. Poi soprattutto questa idea delle facce nuove, dei giovani che potevano entrare nel Parlamento. Grillo però ha occupato quelle piazze vuote lasciate dal centro-sinistra, Sì, probabilmente. perché le piazze noi da tantissimi anni ormai non le riempiamo più e se anche nel passato si diceva insomma piazze piene, urne vuote, questo non è più vero adesso perché probabilmente il cittadino vuole ricominciare a contare, cioè, i segnali ci sono stati e fra l'altro in Puglia e a Bari questo bisogno di partecipazione dalle amministrazioni di centrosinistra è stato intercettato, non dimentichiamo la primavera pugliese, tutto quello che ha significato anche in termini di partecipazione, quindi nella nostra terra questo di fatto è avvenuto, ma probabilmente anche quello non è più ancora sufficiente, la gente ha bisogno, la piazza, il ritorno in piazza non è per ascoltare Grillo. Io credo, è proprio per dire io ci sono, cioè voglio dire la mia, Non voglio sono più un numero. contare, non sono più quella che ti delega e ti dà fiducia, ho bisogno di dirti che io ci sono. Prendiamo un'altra telefonata, pronto? Pronto? Sì, buonasera. Buonasera, senta, innanzitutto io vorrei dire una cosa alla consigliere, che il programma di Grillo non è vero che non è stato letto e seguito. Io per prima sono andata su internet, me lo sono Certo, letto l'ho e ci sono detto. dei punti che comunque, sì, ma ormai è internet, è ormai alla portata di tutto. Non crediate che internet non viene usato da persone anziane, non è vero. Non è vero questo e glielo posso garantire io, guardi. E inoltre io le dico anche questo, che il programma di Grillo a me non è che convinca in tutti i suoi punti, perché ci sono dei punti, oh, come del resto tutti quanti i programmi, e ci sono Certo. oltretutto delle carenze. Però io che sono stata sempre ho votato sempre la sinistra, quest'anno ero intenzionata a non votare nessuno. Perché non mi convince più la sinistra e come me tanti elettori della sinistra, nel momento in cui mi sono trovata di fronte un movimento che comunque ha recepito quelli che sono i nostri disagi, io
Io comunque l'ho votato. In particolare, che cosa non le convince? Cosa le ha fatto cambiare idea rispetto all'atteggiamento della sinistra? Se dovesse allora, dire la prima cosa. L'atteggiamento della sinistra che dice. Le rispondo subito. Sì. L'atteggiamento della sinistra che dice sempre di essere progressista, progressista, progressista. Vabbè. Ma progressista in che cosa? Progressista nel momento in cui, e forse diciamo sempre la stessa cosa, va bene, nel momento in cui c'era un personaggio nuovo che avrebbe potuto veramente rivoluzionare la sinistra, questo non è, è stato boicottato, è inutile che ce lo giriamo intorno. Ci sono delle fazioni interne che comunque dettano ancora legge, questo noi questo lo recepiamo, sì, questo sì. Non lo diciamo, ma lo recepiamo, no, possibile questo. Che è questo evidente. Voi non riuscite a capirlo, no, no, oppure lo capite, ma ci sono talmente dei meccanismi interni che... E allora tenetevi i meccanismi interni, teneteveli. No, non no, dobbiamo provare a cambiarli i meccanismi. Grazie. Va sì. bene, poi un'altra cosa, quindi non vi lamentate se a un dato momento molti elettori della sinistra non vi hanno votato, ma non vi voteranno ancora, se voi continuate ancora su questa direttiva, quindi non potete chiamarvi progressisti. C'era un altro punto, signore, poi... un altro punto sì. E poi chiudo. A proposito di Vendola, io ammiro tantissimo questo politico, però va bene, nel momento in cui noi ci troviamo di fronte a numero di consiglieri che ancora non sono stati portati a 50, ancora la legge elettorale regionale non è stata fatta, ma com'è possibile che gente che sta con 500 euro al mese e poi si deve trovare di fronte personaggi che stanno lì a fare cosa io non so, perché la regione Puglia è vero che sta andando avanti, giustamente, ma non come dovrebbe comunque andare, quindi diciamocelo chiaramente, non siamo più né ciechi né sordi, lo volete capire o no? Ormai perfetto, c'è un'informazione su internet che è alla portata di tutti, capitelo questo fatto, va bene, signora, non diciamo signora, nulla, facciamo siamo muti, ma nel momento in cui dobbiamo votare... Com'è giusto? Sì, comportiamo. Signora, grazie. Questo non riuscite a capirlo. No, lo capiamo bene, signora. Signora, grazie. Grazie è un po' per più il suo complessa, intervento. Però. È che dobbiamo dare spazio chiaramente a tutti 085019998. Allora, diciamo, isolando i due punti di criticità che ha messo in luce la signora, intanto la rottamazione della vecchia guardia è in linea un po' con le ultime dichiarazioni del sindaco però, Emiliano, che in qualche modo ha lanciato questo messaggio. Anche là.